Primo innesco, la camola del miele. Può essere innescata in tanti modi. Adesso ve ne faccio vedere uno particolarmente utile, specie quando dobbiamo effettuare lanci a lunga distanza, perché è un innesco estremamente robusto che resiste a lanci molto forzati e ripetitivi. Quindi inneschiamo la camola partendo dalla coda, tutta sul lamo per uscire dalla testa. Dopodiché la tiriamo completamente sul filo fino sopra la palletta del lamo e la lasciamo così. L'amo resterà dietro. Ecco. Questo innesco, anche se è poco mimetico, diciamo, perché ce l'amo dietro, risulterà particolarmente efficace e estremamente resistente ai lanci lunghi. Come avete avuto modo di vedere in acqua, si tratta di un innesco caratterizzato da una rotazione pazzesca, quindi un innesco che sicuramente stimola l'aggressività delle trote. Ecco che ha già boccato, infatti.